Zait. La panda si ferma davanti al vecchio palazzo di Piazza Cavour e mio figlio cala a terra la mia sedia a rotelle. Mentre mi aiuta a scendere dalla macchina, mi giro lentamente verso il palazzo dove abito. Era quasi nuovo quando, 70 anni fa, vi sono andato ad abitare con mia moglie. Ora il palazzo è malandato, sui muri a tracce di scritte, segno del deterioramento del quartiere. Eppure quella vecchia casa ci ha alloggiati in modo soddisfacente e dopo la morte di mia moglie mi alloggia come single. Mio figlio vi è cresciuto, da lì è partito per andare in America e lì è tornato con il suo bel master in economia. Ora vive a New York e ha due figli, Jules e Hilary. Che nomi per due ragazzi ebrei! La mia coscienza si affretta a ricordarmi che nessuno della mia famiglia ha mai negato di essere ebreo e le esperienze orribili della nostra razza. Eppure io le sto dimenticando. A mano che mi avvicino al trapasso, una parte sempre più esigua del mio popolo testimonia quelle esperienze e le ricorda al mondo. Giungo al portone nella carrozzella. Da lì a un momento Zait, il giovane palestinese che è il portiere del palazzo, accorre per aiutarmi e si mostra di buon umore, anche se so che nel suo paese era un ingegnere e detesta in cuor suo d'essere costretto a fare un simile lavoro. All'improvviso mi chiedo, perché ho tanta simpatia per Zait? Commento. Perché venite entrambi dal dolore? Tu dal dolore del popolo ebreo e Zait dal dolore del nazismo che ha perseguitato il tuo popolo e, per la legge degli opposti, si è incarnato in Palestina.